Emma Stoccolma, la conduttrice e speaker italo-francese, ha scatenato l'attenzione dei suoi follower con una serie di post sinceri e divertenti sulle sue recenti esperienze sentimentali. Dopo la fine dolorosa della sua storia d'amore con Angelo Madonia, maestro di Ballando con le Stelle, Emma ha rivelato di essere legata sentimentalmente a Sonia Bruganelli. Questa mattina ha condiviso aneddoti che hanno catturato l'attenzione di tutti, lanciando un messaggio inaspettato e ironico sulla sua vita personale. Il primo post racconta di un messaggio ricevuto da un ex fiamma che voleva evitare le spunte blu nei futuri rapporti, a cui Emma ha risposto con ironia. Ha poi parlato di un altro candidato, mai incontrato di persona, con cui ha preso coraggio e scritto. La conversazione ha preso una piega surreale quando l'uomo ha dichiarato di preferire persone più anziane, fino a 80 anni. Infine, Emma ha concluso con un'affermazione scioccante. Ora mi piacciono le donne, scatenando una valanga di commenti ironici da parte dei suoi follower. Emma Stoccolma, nata nel 1983 nel sud-est della Francia, ha vissuto un'infanzia segnata da maltrattamenti e violenze psicologiche da parte della madre. Nel 2022 ha partecipato a Ballando con le Stelle, dove ha conosciuto Angelo Madonia, con cui ha avuto una breve relazione. La fine del loro amore è stata causata dalle differenze caratteriali e dalla gelosia di Angelo. Lui ha commentato la fine della loro storia in modo rispettoso, mentre Emma ha rivelato che con il tempo ha capito di non essere compatibile con lui. Se vuoi rimanere aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip, iscriviti al nostro canale WhatsApp per non perdere nessun dettaglio su Emma Stoccolma.